L'ospite di questa puntata di Ritratti è Jacopo Tagliabue, cofondatore e Chief Technology Officer di Tuso e professore di Machine Learning all'Università di New York. Allora, l'unica cosa che Mark Zuckerberg abbiamo in comune è il fatto che lavoriamo in pigiama. Beh, adesso penso che lui non lo faccia più perché è troppo importante. Però io, tutta la mia esperienza a Tuso è stata in pigiama ben prima che fosse di moda col Covid, eccetera. Questo è l'unico punto di contatto. È vero che le migliori idee vengono a seguito di una delusione amorosa come forma di riscatto? Non lo so, perché non ho mai avuto grandi idee in vita mia, per cui non ho avuto... avessi mai avuto grandi delusioni amorose. No, è contrario, ho avuto un sacco di delusioni amorose, okay. ma pochissime buone idee. Quindi no. Nel mio caso sicuramente è falso. Se voi vi ricordate Batman, che è uno dei miei film preferiti, perché è il mio supereroe preferito, c'è un certo punto lui dice training is nothing, will is everything. No? Il tuo addestramento non conta niente, l'unica cosa che conta è la volontà. Questa cosa, in quanto tale, è il 90% di una startup di successo. È la cattiveria. Dal punto di vista poi pratico e professionale, in realtà le persone, gli ossessivi, in realtà sono una grande risorsa non solo delle aziende, delle startup, delle università, ma sono una grande risorsa dell'umanità. In particolare io credo sia molto difficile essere al meglio del proprio campo se non si è davvero ossessivi in quello che si fa. Questa mossa che lui fa è che è talmente imprevedibile, sembra stata scritta da Hollywood, ma è che è talmente imprevedibile che la macchina la reputa quasi impossibile. E lui ribalta una partita di Go che sembrava persa contro la macchina, facendo una cosa che la macchina fondamentalmente reputa completamente folle, e lui invece vince la partita con questa mossa. Se io posso scegliere con chi andare a cena, vado sicuramente a cena con Alessandro Magno. Insomma, se parliamo di visionari, di persone insomma con grande capacità poi di realizzare cambiamenti su larga scala, Alessandro è sempre stato uno dei personaggi storici preferiti e mi è sempre incuriosito per molte delle scelte, come delle decisioni strategiche che ha fatto. Il messaggio che volevo dare, e che la nostra società spesso non ci dà, è che si può essere campioni e essere Roger Federer, e non dobbiamo per forza essere campioni e essere Michael Jordan. Grazie davvero per essere stato nostro ospite e grazie anche per esserti aggiunto alla nostra galleria di ritratti. Chissà se l'avrà fatto davvero lui o se l'avrà fatto l'intelligenza artificiale con questa caricatura. Se mi ha fatto magro, l'ha fatto un essere umano perché è gentile in qualche modo.